Un corso avanzato per affrontare alcune delle patologie gastrointestinali di maggiore interesse, come la patologia esofagea, la patologia bilio-pancreatica e le malattie infiammatorie croniche intestinali. Un corso importante dove saranno affrontati casi clinici difficili. Ne parliamo con il professor Sandro Ardizzone a Milano. Professore Ardizzone, ci può fare una panoramica dei temi che sono oggetto del corso? Il corso è stato costruito sulla base delle competenze che il mio gruppo esprime ed è in grado di mettere in campo ormai da qualche decennio nelle varie patologie dell'apparato digerente sostanzialmente, della gastroenterologia e dell'endoscopia digestiva. In pratica i miei collaboratori e anche gli specializzandi che frequentano il nostro reparto ormai da tanto tempo porteranno in discussione alcuni casi clinici difficili, se non addirittura irrisolti, suddivisi per varie patologie, che sono poi quelle di cui noi ci occupiamo, dalla patologia esofagea alla patologia bilio-pancreatica, dalle malattie infiammatorie croniche intestinali, fino a parlare anche di ciò che il Covid ha, come dire, determinato, come ha condizionato la nostra attività clinica quotidiana. L'obiettivo è quello chiaramente di scambiare delle esperienze culturali importanti allo scopo di chiarire alcune situazioni diagnostiche, terapeutiche e infine per migliorare la nostra qualità sia nella diagnosi che nella terapia dei pazienti che ogni giorno vediamo nel nostro ospedale. Durante i meeting verranno trattati temi di estrema attualità come Covid e malattie infiammatorie croniche intestinali. Ce ne può parlare? Come sappiamo, questi anni sono stati particolarmente segnati dalla pandemia Covid, che inevitabilmente ha indotto e molto condizionato la nostra attività, sia di medici sia di infermieri, che peraltro sono molto coinvolti anche in questo meeting, perché avranno una loro sessione dedicata proprio al loro operato, alla loro assistenza. Il Covid ha chiaramente, come dire, determinato alcuni comportamenti sia nella gestione delle varie metodiche diagnostiche, sia nella gestione delle varie attività cliniche, ambulatoriali come anche di ricovero. Questo si è riflesso anche nelle varie patologie che appunto noi affrontiamo ogni giorno, ma in modo particolare nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, che sono patologie di estrema importanza e che colpiscono pazienti anche fragili, molti dei quali assumono delle terapie immunomodulanti che ovviamente possono avere esposto i pazienti a un maggior rischio. Così per fortuna non è stato, abbiamo lavorato molto e questo anche grazie al fatto che disponiamo oggi di tante terapie, anche nuove, innovative per questi pazienti che soffrono di cui dell'ulcerosa malattia di Crohn, e di questo sostanzialmente parleremo. Il ruolo dell'intelligenza artificiale è sempre più centrale nella diagnostica e non solo. Ce ne può parlare? Sì, ovviamente io accennerò a questo argomento perché ci sarà uno speaker, il professor Cesare Assan, che parlerà specificamente di questo argomento. Anche noi cominciamo da un po' ad occuparcene e abbiamo degli strumenti per poterlo fare, degli strumenti innovativi, soprattutto nel campo della, appunto, diagnosi dei polipi e della loro tipizzazione. Sono dei software molto sofisticati che aiutano il medico a capire meglio, a meglio diagnosticare con più precisione e con un tasso più elevato la presenza di lesioni preneoplastiche, cosa che ha l'obiettivo ovviamente di ridurre l'incidenza poi del cancro colorettale. Quindi l'impatto epidemiologico di queste metodiche è estremamente importante ed estremamente utile per tutta la popolazione. Ma l'intelligenza artificiale non si ferma solo qui, l'intelligenza artificiale per esempio investe anche un campo come appunto le malattie infiammatorie croniche intestinali, e non solo dal punto di vista appunto diagnostico, ma anche per esempio nella predizione delle terapie, e quindi soprattutto oggi che disporremo di numerose terapie biologiche al fine poi di personalizzarle.